Questa sono io senza allenamento che faccio un cicloviaggio. Sarò riuscita a vedere tutto? Ciao imbranati in viaggio, sono Alice, imbranata in viaggio. Dopo essere finalmente arrivata a Cervia, il mio primo cicloviaggio continua e questa volta finalmente in sella. Ma quante cose si possono vedere in poco tempo e con poco allenamento? Non ci resta che scoprirlo. Come sempre con i miei video ti dimostro che viaggiare è e deve essere per tutti. Bene, ripartiamo dalla fine del video precedente. Dopo aver affrontato con successo il viaggio in treno con la bici, nonostante tutto, io non la vedo molto stabile. L'ascensore scende. Siamo arrivati a Cervia. E finalmente si pedala. Avendo ricevuto questo messaggio, comunicazione della protezione civile, aggiornamento maltempo, domani martedì 16, abbiamo cambiato ovviamente l'itinerario previsto per la giornata d'arrivo. Sì, perché la giornata dopo avremmo dovuto fare un mucchio di cose, ma siccome dava brutto tempo e per non rimanere impreparati, abbiamo deciso di concentrare tutte le attività nella giornata in cui siamo arrivati. Quindi gli obiettivi per la giornata erano fare più cose possibili della seconda giornata, vedere più cose possibili, che avremmo dovuto anche vedere la seconda giornata, e fare tutti i contenuti che ci eravamo prefissati nei giorni prima di partire. Ovviamente stiamo parlando di cose da fare, cose da vedere, contenuti da produrre decisi e distribuiti per due giorni, non per uno. Mi aspetto una giornata molto impegnativa. Quindi ci fiondiamo all'Airbnb e lasciatemi fare una piccolissima review di questo Airbnb perché merita, non solo per il posto, ma anche per le persone splendide. Quindi se stai cercando un posto per soggiornare a Cervia, ti consiglio proprio questo. Ma prima di proseguire ti devo chiedere un aiuto. Se il video ti sta piacendo e pensi che possa essere utile, ti sarei grata se mettessi un like o magari ti iscrivessi al canale, perché così mi puoi aiutare a far crescere questo piccolo grande sogno e io te ne sono grata. Ok, torniamo sui pedali. La prima tappa del viaggio è stato un rimessaggio di roulotte per Ale. Dopo questa tappa ci siamo diretti verso la ciclabile. Durante il tragitto abbiamo accostato il parco delle saline che avremmo dovuto attraversare il giorno dopo. Allora, non so se si vedono, ma quelli là in fondo... Aspetta che mi ammazzo. Quelli là in fondo sono tutti fenicotteri. E quello là in fondo è il mio fenicottero amico di viaggio. Vediamo se zoomando... Oh, si vede qualcosa zoomando. Un grande S9. Bird watching. Bravi. Bravi, vi ho presi. Forse sì. Fenicotteri. Depennato. Ritornando verso Cervia abbiamo trovato parecchie ciclabili e questo è stato un plus per il nostro cicloviaggio, perché ovviamente si sta molto più tranquilli quando si sta percorrendo una ciclabile. Ci siamo diretti verso la pineta, incantevole. Madonna, ormai sono una youtuber professionista, ragazzi. 10.000 iscritti come minimo con la manovra che ho fatto, senza far cadere il cellulare continuando a riprendere, Non vorrei dire. Per poi arrivare sul mare e ammirare le immense spiagge romagnole. Giuspide! Che spiagge, Ale! Che spiagge questa Emilia Romagna! Such man! Una roba, guarda, è infinita! Molto belle! Piene di conchiglie poi! Guarda quante conchiglie! Dopo vari selfie, abbiamo proseguito sulla ciclabile lungomare fino ad arrivare a Cesenatico. Abbiamo dragato il canale e l'abbiamo percorso fino ad arrivare al ponte, dove abbiamo potuto ammirare il Museo del Mare, dove erano ammainate le famosissime barche colorate dei pescatori. Ritornando indietro abbiamo percorso un'altra ciclabile che si alternava a piccoli pezzi su strada. Eravamo a poco più della metà del nostro itinerario.
Ecco, qui ho incominciato a soffrire. Mi sono resa conto di quanto fossi fuori allenamento. Devo dire che è veramente brutto essere fuori forma. Il problema è che eravamo ancora molto lontani dall'arrivare a casa e a me bastava anche solo torcere leggermente il piede per farmi venire un crampo al polpaccio. Avevo malissimo ai piedi e se c'è qualche esperto ciclista all'ascolto, vi prego, ditemi perché le scarpe da ciclista dopo circa un'ora mi fanno male. Ovviamente con il mio orgoglio del cazzo non ho detto nulla ad Ale. Ho continuato a pedalare anche se andavo molto piano e in parte sentivo di essere anche un peso. Ma Ale è stato un tesoro e penso che abbia capito la mia difficoltà senza che io gli dicessi nulla. Così ha rallentato un po' e tra una chiacchiera e l'altra siamo arrivati a casa. E alla sera... E mo? Ce lo meritiamo. Ci siamo regalati una bella cenetta a base di pesce alla pantofola lungo il canale di Cervia. Passeggiatina digestiva in centro, con il buio è molto suggestivo. E alla fine eravamo soddisfatti al 100%. Perché nonostante tutto eravamo riusciti a vedere tutto quello che ci eravamo prefissati, certo facendo qualche compromesso come ad esempio il Parco delle Saline, che non abbiamo potuto attraversarlo, ma solo vederlo dall'esterno. In più eravamo riusciti a produrre tutti i contenuti che ci eravamo prefissati nei giorni prima di partire. O quasi. Ma di questo te ne parlo in un altro video. L'Emilia Romagna offre tanto in termini di cicloturismo. Abbiamo fatto 30 km, un bel giro, di cui l'80% su piste ciclabili ben tenute e per la maggior parte lungo il mare. Chioschi, storia e un popolo magnifico. E per quanto riguarda me? Sicuramente ho capito che devo mettere un punto alle mie cattive abitudini e tornare ad allenarmi. Mi sembra di avervi detto tutto. Airbnb, tragitto in bici... Nei prossimi vlog! Rifugiati... climatici... al mare... Ebbene sì, le previsioni del meteo si sono avverate. La parola va a te. Hai già fatto o vorresti fare un ciclo viaggio? Sceglieresti l'Emilia Romagna come meta? Ma specialmente, ti tieni in allenamento o sei una pippa come me? Ciao Imrenati in viaggio, al prossimo video.